Namaste, sono Alistair Brave e bentornati ad un altro episodio di Reigns, Her Majesty, una serie dedicata a Fab. Allora, vediamo di continuare un po'. Vostra Altezza, dobbiamo commissionare delle liriche che cantino la vostra gloria. Possiamo parlarne? Certo. Cerchiamo di sopravvivere, uccidere il re e vedere se succede qualcosa quando siamo a governare da soli. Perché secondo me è qualcosa di importante c'è in quella zona lì. Chiediamo al cantore di raccontare la storia più triste della vostra patria, accompagnandosi con un liuto. Va bene. Regina, perché stanziate dei fondi per gli orfanotrofi quando ci sono degli adulti altrettanto poveri? Fuori! Gli abitanti del nord vi offrono dei gioielli solo per vedere il vostro palazzo senza torri. Che ne dite? Sì. Ok. Lui lo uccidiamo. Boom! Aiutatelo e andiamo con... rispettiamo il lutto. Ah, però ci vogliono troppo bene adesso. No! Non sono qui per la regina. Sono studenti del mio centro filosofico. Sono qui per una lezione. Siete sollevata? Sì. Ok, siamo sopravvissuti. Aspettate, se avete preso il trono significa che siete diventata il re, non la regina, giusto? Dovrebbe essere così. Lunga vita al re, acclama. Questo regno è il caos. Chiediamo il potere di poter manifestare finché non salirà al trono l'erede di diritto. Sono io l'erede di diritto. So solo che la morte prematura è stata causata da un assassino. Intendo trovarlo, mia regina, lo prometto. Non impegnatevi troppo. La mia gente non mangia la carne, tranne che durante il rituale. Suggerite questa dieta anche alla vostra corte. Va bene? I sorrisi delle altre donne sono infidi. Vogliono prendere il vostro posto. Ricordate loro perché non se lo meritano. Sì? Sembra che il regno vada tutto bene. Prendiamoci un pomeriggio di relax e facciamo qualche scherzetto. Va bene o che assurdità? Va bene. Voi e LFE, la pirata, cominciate a cercare qualche obiettivo. Ok, questo potrebbe essere interessante. La dottoressa Ferrarius ha un senso dell'umorismo imprevedibile. Chi altro? Magari il generale Stein farebbe ridere un po' di più. Qualcun altro? Scegliete Arcturus, prendete troppo sul serio. Chi altro? Lei. Mettete una mano di cera nella sua minestra, ma a lei piace più di così. Sono una suora e vivo la mia vita nell'umiltà, ma per una monetina sonante posso rivelarvi. Tieni la monetina perché ho bisogno di darvi i soldi. L'unico modo per sopravvivere alla prova di santità del cardinale è mostrargli un osso. Questo l'avevamo già fatto. Come posso onorarvi? Fuochi d'artificio a manetta. In questo regno c'è una regina e basta. Ed è ora di dichiarare che il culto dell'animale è l'unica verità. No. Sediamo una a fianco all'altro, mangiamo dallo stesso piatto, amica mia. Non stasera. I miei uomini potrebbero far fatica ad accettare la situazione. Avete considerato la possibilità di risposarmi almeno 10 volte o come usate? Come usate? Da quando fate affari con i mercanti stranieri, le mie terre si sono arricchite. Accettate questo tributo? Non ora. Una donna viene respinta sull'altare perché una crema le ha fatto venire l'orticare. Ora dovete sposarsi. Ora deve sposarsi al produttore? No. Ok. Il vostro gufo meccanico somiglia al gufo sacro dell'ogni madre. Dovete essere per forza la sua paladina. È proprio così? Mi sembrate piuttosto pallida. Le mie sanguisughe riequilibrano i vostri umori rossi. Ok. Quest'uomo possedeva la prelimitria del palazzo. Dice che credeva fossero disegni di arte moderna e colpevole. Sì. Ho rischiato tantissimo, ma va bene. Dopo aver tenuto il dito premuto sull'occhio, se guardo il sole vedo delle macchie. Sta arrivando un'eclissi? Mi sa di sì. Rischiamo di perdere gli accordi commerciali sottoscritti dal vostro marito. Il re dell'est non vuole trattare con voi, né io con lui, o perché? Perché? Non saprei, ma abbiamo delle alternative. Potrei fare da procuratore a negoziare per conto vostro. Ci sto. No! Se la vostra famiglia sapesse dell'orrorino che ho commesso con vostro padre, finirei nei guai. Sapete tenere un segreto? Lo racconto a tutti, così ci recuperiamo un po' di esercito. Se mi metteste in gingheri e organizzaste un banchetto in suo onore, potrebbe essere più flessibile. Ci sto. Ah, debolezza della famiglia reale ha maledetto queste terre. Non avrei mai dovuto accettare la regina straniera. Mia cara amica, i miei eserciti sono qui per combattere al vostro fianco. Riuscirete a rimanere sul trono. Grazie. Ok, quindi ci aiutano nel momento del bisogno. La mia chiesa ha preso il controllo di tutte le città del regno. Presto il re e la regina saranno solo dei figuranti. Vi sento, eh?
Finalmente riesco a comprendere la bellezza della crepe di seta. Potresti farmi cucire qualche completino? Va bene. Qui fuori c'è la folla impazzita che porta regali. Oh, di nuovo. Di nuovo. Purtroppo anche Desdemona non ce l'ha fatta. E passiamo allora con Mariella del Cancro. E secondo me c'è qualcosa. Chi non l'abbiamo ancora incontrato? Fatevi una ragione. Guardatevi Regina, qua ci mettiamo un sì, che così ci dà un bonus. Mortalità, convincete il re che la corona ci saranno molti tesori. Sì. Aggiorniamo le mappe, assumete un nuovo cartografo. Sì. Tu muori. Ok, rispettiamo il lutto, che così ribilanciamo un po' le cose. Mi serve il vostro aiuto? No. Nessuno rispetta lo stato più della chiesa, ma è possibile che questo duce si stia mettendo i bastoni tra le ruote. Che devo fare? Visto che siete cresciuta nell'ovest, avete appunto possibilità di sperimentare? Con cosa? Ma sì, con le spezie, venite alla terra dei sapori. Scommetto che casa vostra era profumatissima. Cosa avrà voluto dire? Finanziamo il lavoro di questo promettente giovane scultore. In realtà gliel'avrei promesso. Va bene. Un diacono ha frustato una ragazza che vendeva ostriche in una proprietà della chiesa. La punizione era legale? No. Voglio riuscire a portarvi la pelle della rarissima cerva bianca. È una creatura leggendaria. Sì. La cerva bianca è la forma magica assunta dalla signora del bosco. Avete offeso l'onni madre. Fatemi una risata. Questa è la prima scultura del vostro protetto. Ammirate queste curve, la passione. Dove la mettiamo? Nel salotto o in soffitta? Nel salotto. Questa scultura non è appropriata alla sala del trono, perché la ragazza sviene in maniera tanto sensuale. Estasi religioso, mi piace a morire. Estasi religioso. Non c'è pane a sufficienza. Richiamate le guardie, così possiamo accedere al granaio. Va bene. Che tavola imbandita, amica mia. Beviamo la stessa coppa. Assolutamente no. Come conoscete la mia intenzione? Avete poteri magici con me? Credetemi, la mia amicizia è sincera. Non sono come voi. Volevo eliminarvi e fare sposare il re con vostra nipote, così entrambe le vostre casate sarebbero all'altezza. Andatevene subito. Però pensavate che l'esercito avrebbe permesso di opprimere il paese. Siamo morti di nuovo come lavapiatti. Facciamo fatica a trovare qualche altro personaggio. Stiamo vedendo sempre un po' gli stessi. Allora, abbiamo gli oggetti, partiamo. Andate a darle benvenuto? Sì. No. Portate il lato e iniziare la tua nuova moda. Mica male. Pensate che le nazioni si siano scontrate nel passato e debbano continuare anche a farlo in futuro? No. Quel vostro esploratore è uno spreco di denaro. Che va bene, dai, usiamo un po' di bilanciamento. La festa della prosperità a radici. No. Cardinale dice che la corona deve pagare la metà. Va bene. Chiesa mi ha offerto il denaro per ispirare il re, ma ho rifiutato. In quel momento sono diventato. Lascia che vi aiuti. Tu muori. Io, quando vedo il re, adesso lo uccido direttamente. Rispettiamo il lutto. Aia. Mi sa che ci vogliono troppo bene. Già. No, ok. Siamo sopravvissuti. Perché aspettare? Cambiamo subito la legge della proprietà e favoriamo le donne delle madri. No. Un uomo che sostiene di essere un grande esploratore qui per incontrarvi. Fatemelo vedere. Mia regina, permettete di onorare il vostro esploratore nuovi mondi. Non posso perché non ho soldi. Gli affari vanno a rilento. Se il mercato offrissimo vino a tutti i passanti. No. La chiesa vieta di fare esperimenti su corpi umani. Se fossero morti vi do un bel po'. Va bene. Se mi testa in gingheri, cos'altro? Una scatola dietro. Qualcuno ha trovato questa strana scatola dietro al palazzo? Sì, fate in fretta. La vostra vecchia capsula del tempo. Ne riescono imbarazzanti diari della vostra vita precedente. Ah, la capsula del tempo, vecchissima. Non riesco più a fingere, finalmente possiamo stare insieme. Ma che diavolo? Com'è andata con la capsula del tempo? C'era dentro qualcosa di familiare? Sì.
Ero curioso di conoscerli meglio perché ho guardato nella capsula e beh, c'è qualcosa di molto strano. Cioè? Non ci avete fatto caso? Nella capsula c'era una specie di file di dati? File di dati? Risultati, qui è memorizzata una costellazione di metadati su di voi. Ok, il gioco sta glitchando di nuovo. Quindi stiamo prendendo tutti oggetti moderni. Abbiamo la carta di credito, abbiamo la... Il sistema dovrebbe permettervi di usare questo oggetto come avete fatto in precedenza, ma c'è dell'altro. Cercate di essere più precisa. Però non so, dice, ma continuerò a lavorarci. Ok, adesso abbiamo una chiavetta USB con noi. Ok, interessante. Mia regina, grazie alla vostra audacia e risolutezza, questo regno vive in un'nuova epoca di potenza. Dobbiamo andarci più piano? Posso dire che c'è anche... che anche voi fate parte della schiera dei blasfemi e venerate l'Holy Madre, ma è una vera o una menzogna? È una... Non è una menzogna o una menzogna? È una menzogna. I vostri unguenti di bellezza valgono un decimo di tutta la fortuna reale. Perché non ce ne sono più a buon mercato? Sì. È giunto il momento di cantare gli onori alla vostra regina. Volete ascoltarci? Certo che sì. Mia regina, non siamo riusciti a accontentarvi. Ora mi metterò in ginocchio e mi strapperò tutti i vestiti. Andatevene. Un gufo saggio sa che siete sulla strada per la felicità. Continuate a prendere decisioni del genere e andrete lontano. Ottimo. Con tutto rispetto, mia regina, siete l'unico leader di questo regno. Dovete essere più risoluta. Scusate o fuori. Fuori! In generale mi ha chiesto di indagare sulle cause della morte del re. Cosa gli dico? È stato... L'hanno ucciso di corrispondenza. È stato un incidente. In generale si è insospettito. Solo perché sono del vostro paese non significa che il cardinale debba obbligarmi ad andare in chiesa. Sì. Mia signora, andiamo a vedere gli animali del zoo? Allo zoo? Sì, andiamo un attimo allo zoo e andiamo a parlare di nuovo con la mucca. Dobbiamo darle non il profumo, ma il libro. Sì? Cosa hai da dirmi? Ovviamente non dovete limitarvi a vostra madre, ma perché non avere sia un principe che una principessa se riuscite? Perché non avere sia un principe che una principessa se riuscite? Ok, mi dice di fare un figlio? Ok, mi dice di avere tutti e due, figlio e figlia. Ok. Volete andare a caccia, ma il cacciatore di papà dice di essere stanco. Ditegli di alzarsi e accompagnarvi subito. Smettetela di fregnare. Desidero dare prove della mia forza e della mia lealtà organizzando un torneo. Va bene. Avete spremuto l'economia fino... Ecco, infatti, sono morto. Ritornate all'ovest dove siete stata ostracizzata dalla vostra famiglia. Vivrete per sempre nella solitudine. Quindi abbiamo un'altra morte con la toia. Oh, bene, bene, bene. Un'altra morte, diciamo, nel nostro gruppetto. Adesso, appunto, siamo a 13 morti con la toia che ha fatto un'altra delle morti qua. Abbiamo qualcosina, secondo me, visto che la strega ci ha dato la chiave USB e ci ha dato diverse cose, mi sa che ci può dare ancora qualcos'altro, perché pensateci un attimo, noi abbiamo la carta di credito, l'USB e abbiamo il profumo, ma usare il profumo su di lei non ha funzionato in precedenza, ma se forse le mostro la pistola o la sfido potrebbe funzionare. Quindi proviamo a vedere con la prossima regina, che è la regina Anna. Una strana eruzione cutanea, la gente si chiederà di voi. Va bene, cominciamo così. Di quale prosperità o fertilità? Mia regina, il vostro corpo si è trasformato. Ok, quindi andiamo con la malattia tropicale, siamo incinta per questa cosa. Tempratevi. Abbiamo la peste rossa, a quanto pare. Lui lo uccidiamo. E qua ci prendiamo un bonus. Aumentate le tasse. Aumentiamo le tasse. Aiuto. No, siamo morti perché ci hanno ostracizzato un'altra volta. Purtroppo la peste rossa non aiuta in questo caso. E andiamo avanti con Mercedes allora.
Possiamo funzionare? Sì. La regina Scorpia ha cercato di uccidervi. Bel problema. Secondo voi potete vendicarvi? Molto avvelenato. Chiese la pace della chiesa. Ok, lei non ha fatto niente, ma forse... vabbè, intanto andiamo avanti abbastanza a casaccio. Fin quando non c'è il re, magari. Non credo sia il falò più grande del mondo, va bene. Mi sa che morirò così. Sto andando completamente a caso. Ok. Tu muori. Siamo sopravvissuti fino a questo punto. Bene, se mio padre muore sono io il prossimo re, vero? No, sono io la regina. Leoni serpente hanno ucciso un falò fuori dal nostro tempio e dicono che sia un raduno d'espressione inquietante. Li farò cacciare via o ignorateli. Ignorateli. No, siamo morti di nuovo a rogo sto giro. Peccato, peccato, peccato. Andiamo avanti ancora con la regina Tania. La grandiosa regina come me, ditemi, non obbedire il tizio del cardinale? Sì, certo. Ok, ottimo che abbiamo subito un re da uccidere. Ho sentito che c'è un programma di finanziamento. Voglio fare un quadro raffigurante una cassa di mele al sole. Va bene. Ci sono stati diversi grandi regni comandati da regine, ma erano irreprensibili. Voi lo siete davvero? Totalmente. Quanto ancora pensate di riuscire a governare da sola? Per sempre. Non si deve dire che c'è una setta investita nel pattuglio e ce la libereremo. Va bene. Il vostro esercito sta aiutando la chiesa. Se calpestano i nostri luoghi sacri e arrestano, vi prego, basta. Sì. Dicono che la regina abbia fermato le nostre forze per che stavano... È vero? No, non è vero. Mia regina, dovete sorridere perché la vostra è una grande nazione. Sorridete, il popolo sorriderà insieme. Sorridiamo. Beviamo la stessa coppa. No. Non sono come voi. C'è un altro modo? Potete perdonarvi? No. Ormai il vostro regno è piuttosto ricco, mia regina. Dove c'è ricchezza è bene usare saggezza. Risparmiamo o compriamo altri gioielli. Compriamo altri gioielli. Sono il servitore reale. C'è qualcosa tra di noi? Nope. Ah, di nuovo. Niente, continuiamo a morire per assurdità, purtroppo, ma non riesco ancora a trovare la strega. Prima o poi ce la faremo e ci vediamo allora nel prossimo episodio. Io sono East Brave, ancora grazie della visione. Namaste and be brave.